Barano, muore operaio colto da infarto. Dramma questa mattina a Piedimonte, a perdere la vita Salvatore Maiorino, 52enne, mentre si apprestava a cominciare la giornata di lavoro. Domani i funerali. Si avvicina troppo all'ex moglie, stalker iscritto agli arresti domiciliari. Nonostante il braccialetto elettronico, l'uomo aveva provato ad avvicinare la donna. Il GIP ha disposto la misura restrittiva. Procida, il maltempo colpisce la spiaggia della Chiaia. La scala che conduce alla spiaggia è stata invasa da terriccio e piede di tufo e l'accesso è stato interdetto. Da oggi al lavoro operai per rimuovere il materiale venuto giù. Lavori al Mazzella, non è normale che non abbiamo ancora il campo. Il tecnico dell'Ischiacalcio Enrico Buonocore, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida con il Francavilla, è tornato sulla vicenda dei lavori allo stadio. Siamo ad ottobre e non si sa niente. Buonasera amici teleischi e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro telegiornale. Iniziamo allora subito dalla notizia con cui abbiamo aperto sia la nostra anteprima che i nostri titoli, perché Salvatore Maiorino, il 52enne operaio colto da infarto questa mattina a Piedimonte, l'uomo mentre si apprestava a cominciare la giornata di lavoro presso un'abitazione privata in via Vittorio Emanuele, è stato colto da infarto. Sul posto sono accorsi immediatamente carabinieri, vigili urbani e medici del 118, ma purtroppo nonostante i tanti tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare. I funerali saranno celebrati domani, sabato alle 10, nella chiesa parrocchiale di Piedimonte. La salma sarà presente in chiesa dalle 9. Nel pomeriggio di mercoledì il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di aggravamento di misura cautelare e degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di un soggetto gravemente indiziato dei reati di stalking e lesioni personali a carico dell'ex coniuge. A seguito delle ultime aggressioni all'uomo era stato applicato il braccialetto elettronico anti-stalking con il quale era stato inibito l'avvicinamento alla vittima in un raggio inferiore ai 500 metri, ciononostante lo stesso aveva reiteratamente violato tale obbligo. Ciononostante martedì scorso l'uomo si era avvicinato troppo all'ex moglie e il braccialetto aveva avvisato la polizia, scusatemi, che l'aveva fermato. A seguito di questa ulteriore infrazione, il GIP di Napoli ha deciso di aggravare la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato notificato all'uomo il giorno dopo, quindi mercoledì. Le forti piogge degli ultimi giorni, che hanno interessato soprattutto l'isola di Ischia con allagamenti un po' dappertutto, hanno fatto danni anche sulla vicina isola di Procida. Nella tarda serata di ieri, infatti, a seguito delle forti piogge, la scala che conduce alla spiaggia della Chiaia è stata invasa da terriccio e piede di tufo provenienti dal terrapieno sovrastante. Il costone della spiaggia della Chiaia è già interessato da lavori di contenimento del costone. In serata l'accesso alla spiaggia è stato interdetto al transito. Da stamane operai sono al lavoro per rimuovere il materiale venuto giù. Ieri sera nel parcheggio di Panza in via Casa Fiorentino un albero improvvisamente crollato su un'automobile parcheggiata causando danni significativi. L'albero, che secondo alcune testimonianze mostrava evidenti segni di marciume, si è abbattuto sul veicolo rompendo il parabrezza e danneggiando gravemente la carrozzeria. Fortunatamente al momento dell'incidente nessuna persona era presente nell'auto o nelle immediate vicinanze, evitando conseguenze ben più gravi. Tuttavia l'accaduto ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona e tra gli utenti abituali del parcheggio, che da tempo lamentano lo stato di abbandono di alcune aree verdi e alberature. Ad Ischia, via Michele Mazzella, all'altezza delle scuole medie, è stata chiusa ieri mattina a causa della pericolosità della carreggiata, resa scivolosa dalla pioggia torrenziale dei giorni scorsi. Tuttavia, a distanza di giorni, la situazione non è migliorata. Non solo la carreggiata, ma anche i marciapiedi restano scivolosi, come segnalato da alcuni passanti che hanno inviato anche delle fotografie, i quali hanno sottolineato la persistenza del rischio per pedoni e automobilisti e la necessità di un immediato intervento per garantire la sicurezza pubblica e ripristinare la viabilità. Emergenza Emilia-Romagna, attivata la colonna mobile regionale, oltre alla protezione civile Forio, CB, sono partiti anche i volontari del Centro Italiano Protezione Civile Isola d'Ischia. Sono stati attivati dalla sala operativa regionale unificata, così una nostra squadra è partita per portare assistenza e soccorso nel bolognese. La squadra è impegnata sul campo, dotata di pompe idrovore e moduli per attività connessa al supporto della popolazione e delle amministrazioni comunali. L'archivio dei documenti del comune di Casamicciola è in uno stato di degrado e confusione. Le foto dei locali situati all'interno del Palazzo della Bella Vista sono state pubblicate e commentate dal sindaco Giosi Ferrantino, come state vedendo in questo momento. A destare preoccupazione, commenta il primo cittadino, più che il disordine e lo stato confusionario in cui versano migliaia di documenti e il fatto che tantissimi ne mancano all'appello. E a rendere ancora più grave una situazione già di per sé critica è stato un incendio sulla cui natura è legittimo nutrire parecchi dubbi, che ha incenerito fascicoli cancellando ogni possibilità di verifica e riscontro di gran numero di pratiche.
Una condizione che forse faceva comodo alla precedente amministrazione, vista che nulla ha fatto per evitarla. Anzi, abbiamo chiesto al nostro cittadino Antonio Piro, storico tecnico comunale oggi in pensione, di ricostruire i nostri archivi, le nostre delibere, le nostre pratiche. E lo ringrazio pubblicamente perché ha assunto l'incarico a titolo gratuito. Il bilancio positivo delle presenze turistiche per l'estate 2024 sull'isola di Ischia testimonia l'importanza dell'azione di promozione promossa dalla Regione Campania. A sottolinearlo l'assessore Felice Casucci. Ascoltiamo. Un'estate straordinaria, un'estate molto favorevole. Si è ridotto il numero dei visitatori, soprattutto nel periodo estivo, quello centrale, diciamo, del periodo estivo, quello di punta. È ridotto la presenza degli stranieri, che si è molto incrementata nella fase destagionalizzata, e questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, in parte modo con Ischia, Capri, ragionare molto sul tema della destagionalizzazione, soprattutto verso il mercato estero. Infatti andremo a Londra a novembre nella fiera di Londra per parlare proprio di questo. Il mercato statunitense ci ha aiutato molto nella fase pre-estiva e ci sta aiutando molto in questa fase post-estiva, quindi già stiamo spalmando i flussi su tutto l'anno. Abbiamo avuto dei numeri decisamente superiori al 2023, che era già stato un anno eccezionale rispetto all'anno di riferimento 2019. Assessore, numeri positivi anche sull'isola d'Ischia, che lei ha visitato anche nello scorso mese di luglio, rispetto all'estate 2023, dove c'erano ancora le ripercussioni della tragedia del 2022 a Casamicciolo. Beh, credo che sia stata dimostrata un'opzione che è stata fatta dalla Regione Campania, dalla Giunta regionale, dal Presidente De Luca e da me, che l'ho proposta questa misura dedicata ad Ischia. Cioè, noi abbiamo deliberato una misura significativa di sostegno ad Ischia nel 2023 proprio per farla ripartire. Credo che il 2024 abbia non solo dato ragione lo spot di Gassman, che è stato tanto visto e tanto anche in parte criticato da qualcuno, per in parte modo per le aree interne, si è rivelato un grandissimo successo anche per le aree interne, penso in parte modo al Ponte Carolino, all'area Sannita e Casertana, ma è stata una grandissima occasione di crescita la promozione che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatta grazie al fatto che Ischia è diventato quello che avevo detto. L'avevo detto a Dubai, l'avevo detto a Milano, in particolar modo a Milano, l'ho ribadito a Napoli. Noi pensavamo e pensiamo che il 2023 potrebbe essere un paradigma di crescita di una grande destinazione turistica come Ischia. Il paradigma di crescita non riguardava solo il 2023, lo abbiamo dimostrato nel 2024, ma che riguardava soprattutto la Regione Campania e tutti quei siti come Ischia che possono avere delle criticità temporanee, ma che grazie alle proprie capacità di intrapresa, grande la capacità degli amministratori di fare coesione tra loro, possono non solo rinascere ma realizzare dei grandi risultati. Io penso di aver fatto un grandissimo sforzo affettivo innanzitutto, come tutti i campani che amano Ischia, nei confronti di Ischia, ma soprattutto un grande sforzo a sostegno di una destinazione turistica che è una delle più belle al mondo. Politica. Luigi De Magistris conferma la sua intenzione a ricandidarsi alla guida della città di Napoli. Un'ipotesi concreta, perché manca una guida autorevole e appassionata. De Magistris, se non si microfoni, affronta anche l'argomento di un'eventuale ricandidatura di De Luca alla guida della Regione Campania e commenta gli ultimi fatti di cronaca, come l'uccisione del giovane la notte scorsa. Ascoltiamo. Luigi De Magistris, acque agitate in vista delle prossime elezioni regionali. Per ora c'è il tema del terzo mandato di De Luca, si fa la conta in consiglio regionale, lei che ne pensa? Mi sembra che è un quadro molto in movimento, molto fluido. De Luca pare in questo momento l'unica certezza, perché ha detto che si candida, che farà la legge in consiglio regionale, quindi siamo in attesa di capire qual è il campo di battaglia politica. Ormai manca un anno, le elezioni regionali sono importanti e staremo a vedere. Io sicuramente dirò la mia, perché credo che sia molto importante esserci come contributo di idee, di impegno e di lotta. Poi io sono più interessato personalmente, attivamente, sulle altre elezioni, quelle poi a sindaco, che si terranno subito dopo. Infatti lei ha ufficializzato la sua candidatura, ci sta già lavorando? No, ufficializzato no, non si ufficializza mai a 2 anni, perché io sono... Abbiamo sentito in TV.
No, mi hanno fatto una domanda come me la sta facendo lei e confermo che è un'ipotesi molto concreta, ma parlare di ufficializzazione ce ne vuole, un'ufficializzazione può avvenire solo a pochi mesi dalle elezioni, però è un'ipotesi concreta su cui si lavora affinché Napoli possa avere nuovamente una guida autorevole, appassionata, innamorata, che possa tenere insieme le varie anime della nostra città, le varie sensibilità, i vari quartieri. Su questo momento sono molto preoccupato, è anche quello che è accaduto questa mattina con un omicidio di un ragazzo di nemmeno 16 anni dimostra che c'è una situazione molto preoccupante nella nostra città. Cosa l'ha spinta a valutare questa candidatura a sindaco? Cosa c'è per lei che proprio non va? No, io non ci avrei mai pensato di farlo, perché sono uno che nella vita ha sempre cambiato, ma è proprio l'inconsistenza di questa amministrazione che, nonostante ha avuto da parte nostra una Ferrari, abbiamo consegnato una città prima per turismo e cultura, rinata, solida sul piano economico, con una forte partecipazione popolare, insomma, nuovamente protagonista nel mondo, hanno avuto anche i soldi, i servizi non migliorano e peggiorano, l'anima della città non c'è, non c'è una visione, non c'è una direzione politica, non c'è amore, non c'è passione. Siccome io sono napoletano, vivo a Napoli, ci ho buttato il sangue per 11 anni, adesso tutti si riempiono la bocca che vengono a Napoli, Napoli qua, Napoli là, il murales di Maradona, tutti i risultati conquistati con una lotta dura, perché prima Napoli era solo gomorra e spazzatura. Allora io sono preoccupato che non ci vuole niente a veder scivolare nuovamente Napoli in una situazione di ingovernabilità. Il Comune di Barano, in collaborazione con i professionisti del Pascale, organizza la sesta giornata di screening dedicata alla prevenzione dell'osteoporosi, che si terrà il 26 ottobre 2024. L'evento è rivolto in particolare a persone over 65, a donne in menopausa, categorie più a rischio per l'osteoporosi. Si raccomanda ai partecipanti di eseguire un dosaggio di calcio e vitamina D per una prevenzione efficace. Lo screening si terrà presso la farmacia Isola Verde a Piedimonte, situata in via Vincenzo Di Meglio. Il 26 ottobre nella Chiesa dello Spirito Santo ad Ischia viene presentato il volume Ischia e la Baia di Carta Romana, storia, ricerca, studio, un volume che raccoglie 15 anni di ricerche archeologiche subacquee finanziate e portate avanti da un gruppo di archeologi e operatori tecnici subacquei locali prevalentemente nella Baia di Carta Romana, ma con sopralluoghi anche lungo altri tratti dell'isola. La stagione concertistica 2024 Giardini La Mortella di Ischia si concluderà il 26 e 27 ottobre con i concerti della pianista Laura Licinio. La pianista presenterà al pubblico della Mortella un programma interamente romantico con musiche di Schubert e Chopin. Di Chopin suonerà una delle composizioni più note ed importanti, la sonata numero 58, composta nel 1844. La sonata è un capolavoro della maturità del compositore, ampio poema dove si alternano temi e atmosfere emotive e contrastanti. Entrambi i concerti si terranno alle ore 17 nella recital hall dei Giardini La Mortella. Il 26 e 27 ottobre Piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con la terza edizione di Salute per Tutti, un'iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli che gode del patrocinio della Regione Campania e dell'Università Federico II. Vediamo. Sabato 26 e domenica 27 ottobre in Piazza Plebiscito tornano le giornate napoletane della salute, presentate oggi a Palazzo San Giacomo. Dalle 9.30 alle 18 sarà possibile effettuare gratuitamente esami diagnostici e visite mediche e partecipare a incontri specialistici sulla prevenzione delle malattie, sulla corretta alimentazione, sulla salute dei bambini e su molti altri argomenti sanitari. Una serie di iniziative che mai prevedono una patologia, ma sempre un approccio preventivo a quelli che possono essere i problemi dei bimbi, quali l'eccesso ponderale, piuttosto che la magrezza, piuttosto che alcuni disordini anche del comportamento, od anche alcuni aspetti di carattere, diciamo, complessivo, di approccio complessivo alla salute dei bambini.
realizzate dal Comune di Napoli in collaborazione con le Università Federico II e Vanvitelli, gli ospedali cittadini, gli ordini professionali, le associazioni e le società scientifiche del territorio. Le giornate napoletane della salute prevedono un fitto calendario, il programma completo su www.comune.napoli.it. Oggi abbiamo difficoltà nell'accesso alla salute di tante fasce della nostra popolazione, le persone più anziane, le persone più marginali, le tante comunità di stranieri che vivono nella nostra città, e questa è un'occasione per porgere una porta di accesso, un contatto diretto con le tante strutture sanitarie di eccellenza che noi abbiamo in città e nell'area metropolitana, per avviare un percorso, fare prevenzione, avviare uno screening, un modo per essere più vicini ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Effettivamente siamo alla terza edizione, un evento fortemente voluto dal sindaco Manfredi, che vede protagonista un po' tutta la sanità, diciamo, dell'area metropolitana. È un'occasione per far conoscere anche l'eccellenza della nostra, diciamo, del nostro territorio, ma anche per cercare di intercettare quei soggetti che oggi, grazie purtroppo a seguito della povertà sanitaria che dilaga sempre di più, rinunciano alle cure. Quindi è un modo per intercettare quei cittadini che sono uscite dalla filiera della cura, e anche un momento di inclusione per le tante comunità che hanno scelto di vivere la propria vita nella nostra città. Apriamo la pagina sportiva, iniziamo dal campionato di Serie D. Domenica l'Ischia andrà a fare visita al Francavilla. In conferenza stampa ne ha parlato il tecnico Enrico Buonocore: andremo per fare risultato. L'allenatore gialloblu è tornato anche sulla vicenda della Mazzella, ancora indisponibile per i lavori. Non è normale che ad ottobre non abbiamo ancora il campo. Ascoltiamo. E a proposito del Francavilla, voltiamo pagina, guardiamo avanti, una partita che almeno dal punto di vista della classifica, ecco, si annuncia come l'ennesima partita equilibrata, nella quale l'Ischia dovrà fare sicuramente il massimo per tornare con i tre punti da Francavilla. L'importante è fare una buona partita, credo che quello, e poi dopo sicuramente da fare il risultato, perché per noi è molto importante. Credo che anche per loro, perché non è che sì, hanno due punti più di noi, insomma, in questo momento è una squadra che subisce poco, perché ha preso e fa pochi gol, perché ne ha fatti 4 in tutto il campionato, ne ha subiti 5 in una partita, 4 con l'Angri, che ha perso 4-0 con l'Angri in casa, poi ha subito un gol, poi non ha più subito, insomma, quindi è una squadra che si difende bene. E quindi sicuramente noi dobbiamo fare una partita forse un po' diversa da come le facciamo, cercare di prendere campo alle spalle, di essere più, aspettarli un attimo. Ma io credo che l'Ischia, insomma, domenica farà una partita di sostanza, che credo che, insomma, io credo che questa squadra stia ritornando. Poi te lo ripeto, non è un alibi, non è niente, perché io quando sono allenatore, quando una squadra ha 8 punti, credo che, insomma, il responsabile di questo momento sono io, però sicuramente se avevamo il campo che doveva arrivare a settembre, sto campo stiamo a novembre inoltrato, stanno ancora a mettere come quei brecciolini al campo, credo che forse sarebbe stato diverso la classifica dell'Ischia. Quindi ci sono tante attenuanti in questo momento che noi non devono essere un alibi, però datemi il campo mio, dove abbiamo giocato per 2 anni, e poi dopo vediamo, perché il campionato l'abbiamo finito a giugno, ok? E stiamo a ottobre, che sta ancora il brecciolino qui al Mazzella. Se secondo voi è normale questa cosa qui? Per me non è normale, e non si sa quando arriva questo campo, quando ci danno questo campo. Il campo è importante per allenarci, per fare tutto. Anche perché avrebbe permesso all'Ischia di superare un problema che esiste dalla notte dei tempi, ovvero quello di potersi allenare e giocare sullo stesso campo, che con un campo di erba naturale spesso non... Noi l'anno scorso avevamo il campo un disastro, perché noi non andavamo mai giù, perché poi al Rispoli
ti porta un sacco di problemi. Questi hanno tutti i problemi, però abbiamo quello, andiamo su quello, insomma. Però secondo te non è normale sta roba qui, che stiamo a fine ottobre, stiamo ancora, non sappiamo quando sto campo ce lo daranno? Secondo me non è normale. Ci spostiamo al campionato di eccellenza, Micri e squadra da non sottovalutare, così il tecnico del Real Furio Carlo Sanchez parla della sfida del Salvatore Calise di sabato. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte, ascoltiamo. Ora arriva il Micri al Salvatore Calise, una squadra molto giovane che punta tanto, ecco, sul proprio settore giovanile. L'anno scorso nel campionato di promozione, quest'anno nel campionato di eccellenza, una neopromossa, ecco, che avversario si aspetta? È una squadra, una partita complicata come tutte, ma senza essere ipocrita, perché affrontiamo una squadra con un grosso settore giovanile alle spalle, con un presidente competente e appassionato, Michele Visone, con un gruppo, con un allenatore bravissimo che già ha lavorato nei professionisti come collaboratore, quindi sa come funziona il calcio, è giovane, è un allenatore molto preparato che sentiremo parlare, e hanno un gruppo di giovani di qualità. Quindi sarà una partita particolare, difficile, perché troveremo una squadra che verrà qua per fare punti, verrà qua per dimostrare che hanno un gioco, che hanno una qualità e ci possono stare tranquillamente in questa categoria. Quindi dobbiamo prenderla con attenzione, con voglia, ancora più sacrificio e più determinazione di quello che abbiamo giocato fino all'altro giorno, perché solo in questo modo possiamo creare uno step ancora superiore a quello che abbiamo fatto fino adesso. No, positive è stata sicuramente che hanno avuto subito l'impatto di ribaltare la gara, quindi di volerla vincere, di andare di continuare quello che buono stiamo facendo, al di là delle prestazioni, anche nei risultati, perché comunque veniamo da 4 vittorie consecutive, un percorso importante per la nostra squadra, lo possiamo ancora prolungare perché siamo una squadra importante, una squadra forte, e abbiamo il dovere di prolungarlo, al di là di chi affronteremo, no? Io l'ho detto pure in precedenza, non è la squadra che dobbiamo affrontare che ci dà la consapevolezza di essere forte. Noi siamo un gruppo forte, un gruppo importante, e dove sabato scorso l'abbiamo dimostrato. Nell'attenzione è normale che poi ci sono partite dove ci sono minuti che tu purtroppo concedi a un avversario che è presente in campo, un avversario che lotta come te, che semmai ha meno qualità tecnica, però cerca di lottare contro di te per ottenere un qualcosa. Noi dobbiamo solo fare ogni settimana, ogni giorno di allenamento, degli step importanti di crescita, di unione, di equilibrio, di volontà di arrivare più sopra possibile, senza guardare classifiche, senza guardare quello che sarà il nostro percorso, ma guardare solo settimana per settimana, affrontare la partita che andiamo ad affrontare con la consapevolezza di non aver fatto mancare nulla in settimana e di essere convinti che quella partita è la nostra finale, la nostra partita decisiva. E noi domani dobbiamo essere convinti che quella è una finale, una partita importante da portare a casa davanti alla nostra gente. Campionato di promozione, col Massa Lubrense vogliamo rifarci dall'eliminazione in Coppa. Dillo ai nostri microfoni, il giocatore del Barano Raffaele Aiello, in vista del match di sabato al Don Luigi di Iorio. Dobbiamo evitare cali di concentrazione. Ascoltiamo. Allora, questa partita in casa contro Massa Lubrense, la seconda consecutiva in casa dopo quella che avete giocato settimana scorsa e che avete vinto. Che soprattutto quanta voglia avete di trovare questo secondo successo in campionato, questo secondo successo in casa e soprattutto questa vittoria? La voglia sicuramente è tanta, partendo da me, dai più grandi, anche dai più giovani, cioè anche io sono giovane, non è che come si sta dicendo, però come ripeto, bisogna sempre mantenere alta la concentrazione, cosa che comunque non è sempre facile, essendo, non la voglio usare come scusa, però è una squadra giovane, quindi i ragazzi comunque, cioè noi ragazzi comunque molte volte magari possiamo comunque ogni tanto perderci perdere concentrazione, eccetera, quindi è importante comunque stare sempre, come si dice, sul pezzo e sempre impegnarsi ogni minuto,
stare sempre in gara, diciamo, mettiamola così. Che avversario vi aspettate? Perché abbiamo parlato di questa sfida con il Massa Lubrense. Che Massa Lubrense vi aspettate? Da quanto mi hanno detto, il Massa Lubrense è anche una squadra giovane come noi, che ha comunque qualità, e noi non abbiamo paura, però ovviamente c'è sempre da essere concentrati e mai perdere di vista comunque quello che è l'obiettivo finale, quello di raggiungere il massimo che si può, quindi i 3 punti. Poi ovviamente durante la partita può succedere di tutto, ma noi entreremo in campo con l'obiettivo di fare bene e soprattutto di prendere i 3 punti. Poi il campo è da sempre il verdetto finale. Sabato 26, domenica 27 ottobre, la Rotonda Dias, la 2 giorni dedicata al pattinaggio e agli sport rotellistici, la seconda edizione del Roller Skating Festival, aperto a professionisti e amatori con ingresso gratuito. Il servizio. Il lungomare Caracciolo sabato 26 e domenica 27 ottobre si trasformerà in una grande pista di pattinaggio all'aperto per la seconda edizione del Roller Skating Festival. È l'evento dedicato agli sport rotellistici ad ingresso gratuito, con gare, esibizioni e tante occasioni di divertimento. Avremo per la prima volta qui a Napoli un campionato europeo di pattini in linea, quindi diciamo una vera e propria champions per questo settore. Avremo 2 giorni di full immersion di attività sportive, ovviamente vedremo il solito pattinaggio classico, i pattini in linea, lo skate, gare, competizioni, e la manifestazione è totalmente gratuita. Il Roller Skating Festival sarà fatto in diverse aree, in queste aree ci sarà hockey, ci sarà il pattinaggio artistico, ci sarà l'inline, ci sarà la zona dello skate park dove anche i ragazzi possono far vedere le acrobazie e le evoluzioni, ci saranno diverse gare, come già appunto anticipato ci sarà la maratona europea, perché di interesse comunque europeo, ci saranno delle gare, dei trofei regionali di varie discipline, specialità come il roller cross, l'high jump, il free jump. Saranno 7 le competizioni in corso tra gare federali e dimostrative. La manifestazione darà anche l'opportunità ad appassionati e meno esperti di avvicinarsi alla disciplina del rollerblade. Si potranno noleggiare i pattini in loco e partecipare alle iniziative consultando il sito ufficiale rollerskatingfestival.it. Diamo spazio a tutti quanti gli sport, l'obiettivo è quello sempre di condividere tutti gli sport, farli conoscere ai nostri ragazzi, ai cittadini anche un po' di età un po' più adulta, quindi il 26 e il 27 la Rotonda Diaz sarà di nuovo e sarà, ecco, un teatro bellissimo, spettacolare per questo festival. Veniteci a trovare perché è un evento stupendo. Sia per appassionati e non, anzi vi dico che ci sono delle aree dedicate per chi vuole approcciarsi con dei maestri federali, dei maestri comunque che danno possibilità anche di imparare, insegnare in quel momento ai ragazzi l'approccio, diciamo il primo approccio alle rotelle, dallo skate al pattinaggio. Siamo quasi alla fine del nostro telegiornale, però prima di salutarci, spazio al meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo molto nuvoloso o coperto. In montagna, cielo molto nuvoloso o coperto. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa edizione serale del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buona serata.